senso, cioè tu sei recensione di no, me l'aspettavo al contrario, che ti era piaciuto magari perché era divertente, però poi il finale è un po' troppo, no l'esatto opposto. A me è piaciuto il finale, dai cioè, a me sei salvato sul finale, però sei salvato sul finale. Ma perché? Recensione di Barbie. Ma no, perché prima c'era squilibrio oggettivamente, c'è un mondo tutto al femminile, un mondo tutto al maschile, e poi alla fine dicono ok, Barbie World non può tornare a essere Barbie World, ma Ken World non può tornare a essere Ken World, quindi deve cambiare. È stato, fa parte della realtà, per il fatto che siano posti che sono troppo femminili. Certo, infatti anche volevo sapere la tua opinione. No, vabbè, il film è carino, c'è, come diceva lui, è molto rushato, ci sono delle scene che sono proprio veloci, a volte sconclusionate, ci sono dei piccoli problemi di scrittura, però è carino. Sì, il problema femminile portato un po' all'esagerazione a volte, ma ci può stare. Mi è piaciuto di proposito. Però mi è piaciuta anche molto la svolta di Ken, anche se tutto fatto un po' così, è stato finito. Poi il finale sì, molto carino, come ha detto. Per me tutto. Il finale è piaciuto molto. Ha salvato, fatto riflettere, dove essere. Sì, ma fatto, cioè, anche a me il finale ha detto l'ha salvato quel film, perché. Ma a me. Onesto, cioè il fatto che loro volessero rendere, cioè che volevano togliere di mezzo Ken, sì, o comunque prendere per il culo Ken, aveva cazzo. Però è un'estremizzazione fatta di proposito, non che tipo è giusto che sia così, cioè è fatta proprio a, certo, ma infatti è il finale che ti dice questa cosa è così, perché se non era per il finale, no, vabbè, certo, ho capito, ma tu nel complesso tutto il, certo, film è nel vederlo mi ha fatto arrabbiare. Cos'è? Vabbè, però cioè la cosa la cosa importante pure è stato, che non mi ricordo il nome del tizio, quello che è l'unico che non Ken. Quello che è, bravo. Quello in realtà secondo me è stato super azzeccato il personaggio, però la quantità, forse, cioè il fatto che dice uno solo su tutti, troppo. Cioè non è vero che tutti sono Ken e poi ce ne sta uno che non è Ken. Lì è stata un'estremizzazione esagerata. Dovevano fare un po' più. Ah, guarda, è vero, non ci pensavo più a questa cosa, che l'Howard è un po' il maschio, esatto, il maschio non Ken, esatto, non è stato, cioè non si è vista questa cosa, cioè una persona normalissima, cioè non no, che però simboleggiava quello, cioè comunque era chiaro che simboleggiasse il non Ken, quindi sì, una persona che non si identifica sul maschilismo, e ora noi tutti siamo Ken, capito? Noi siamo stra Ken, no, non è vero, io sono in mutato. Poi devo dire la canzone di Ken alla fine, perché tutto il balletto, no, bellissimo. Poi secondo me quello che regge tutto è la comicità. A me ha fatto ridere un po', a me faceva ridere, cioè Ken è troppo, fa troppo ridere. A me i cavalli sono estensioni dell'uomo, sì. Ma poi lei è strabrava, super figa, cioè quindi così, che cazzo.